Il presidente di CIA Chieti Pescara, Domenico Bomba, che tra l'altro è anche un addetto ai lavori, parliamo di vitivinicoltura, quest'anno è stato un anno terribile a causa della peronospora, forse anche di altre problematiche fitosanitarie, fitopatologiche. Allora, si è parlato anche tecnicamente di questo problema, nel senso che le aziende probabilmente per il futuro dovranno stare un pochino più attente, è vero presidente? Sicuramente nel nostro territorio non eravamo preparati, non era mai successo, a memoria d'uomo non si era mai verificata un attacco di peronospora così importante, e quindi per il futuro, e fra le proposte che avevamo fatto era quella di potenziare l'apparato tecnico della regione per poter dar supporto alle aziende e alle cooperative della regione Abruzzo. La parte più colpita è stata quella della provincia di Chieti, che tra l'altro è una provincia importante a livello nazionale. Sicuramente la provincia di Chieti è la terza provincia abitata in Italia, quindi è quella più colpita, anche se il fungo è colpito in tutta la regione, ma la nostra, che è una provincia che ha una produzione ampia, è stata quella più colpita, insomma, con danni che variano dal 50% fino al 100%. Insomma. Allora, la regione era già stata allertata prima della campagna, prima della vendemmia, e si era impegnata a dei ristori, però voi li ritenete insufficienti. Tra l'altro mi sembra di aver capito che sono escluse le cooperative, che sono poi il punto di forza, insomma, nevralgico. Allora, sicuramente, se facciamo una cronostoria di quello che è successo, noi in CIA siamo tutti imprenditori agricoli, ci siamo accorti subito dal mese di maggio che quello che stava accadendo, e purtroppo le previsioni sono state quelle giuste. Quindi ci sono stati vari incontri, io devo dire che sia l'assessore, il sottosegretario Deramo si sono impegnati per cercare soluzioni. Noi siamo aperti al confronto, al dialogo, a cercare soluzioni. Purtroppo abbiamo visto che sia a livello nazionale, a livello regionale, noi capiamo che i fondi sono quelli che sono, però forse hanno sottovalutato questa situazione. Fare un provvedimento dove si esclude chi ha un danno inferiore al 50%, si escludono le cooperative, che per la provincia di Chieti, la provincia di Chieti è un modello in Italia per le cooperative, le cooperative non riescono a affrontare tutte le spese che hanno in un momento dove stanno raccogliendo forse a chi va bene il 30% del prodotto. Quindi crediamo e vogliamo, le nostre proposte erano quelle di dare un supporto, non vogliamo fondi a pioggia, non vogliamo però un supporto per superare questa annata di crisi e spalmarla. Noi abbiamo fatto una proposta a 60 mesi, in modo da diluire il danno in 60 mesi. Attualmente sono previsti, lei diceva, soltanto 2 milioni di euro, ho capito bene? Sì, allora 2 milioni e mezzo di euro per il 2023, 2 milioni e mezzo di euro per il 2024. Però queste praticamente andrebbero a escludere il 90% delle aziende agricole e tutte le cooperative. Cioè è una cosa, forse non ci si rende conto, in questi giorni abbiamo contezza perché i conferimenti nelle cooperative stanno finendo. Da una stima fatta abbiamo 135 milioni di euro di danni. Quindi è una cosa grande. Tutti i politici, noi non diciamo solo chi al momento ha la responsabilità di governare in Abruzzo, ma anche dell'opposizione, devono fare qualcosa per trovare una soluzione, a livello nazionale se possibile, a livello regionale se possibile. Allora, per far capire meglio che cosa sta succedendo a livello di mercato, insomma, da un lato potremmo dire che questa disgrazia farà aumentare comunque il valore, no, del vino che c'è a disposizione. Il fatto è che ce n'è troppo poco, insomma, una volta ci si lamentava perché ce n'era troppo da smaltire, adesso invece il problema è che non c'è, quindi quando vengono degli acquirenti non trovano il vino nelle botte, nei serbatoi, di conseguenza, insomma, il futuro è piuttosto nebuloso. Allora, il paradosso è che noi nel mese di marzo 2023 stavamo chiedendo la distillazione di crisi, tutta una serie di cose, eravamo preoccupati per una siccità che stava mettendo a rischio i raccolti, di colpo è cambiato tutto. Adesso abbiamo le cantine vuote,
non riusciamo neanche, noi la cooperativa dove io sono socio è a sua volta socio di Citra, che è un consorzio di secondo grado, abbiamo problemi per far fronte alle commesse che già abbiamo, cioè non c'è vino da mettere nelle bottiglie, quindi questo è un problema veramente veramente serio. Se non c'è un supporto, io dico, il mondo vitivinicolo è stato sempre portato come trainante per la regione Abruzzo e quant'altro, allora in questo momento in cui ha bisogno, il danno è stato fatto, purtroppo il danno è stato fatto, il danno c'è, bisogna trovare le soluzioni per poter far riprendere a viaggiare questo mondo. Intanto voi comunque avete annunciato una mobilitazione. Allora, noi abbiamo annunciato la mobilitazione. Io quello che sto dicendo, dai primi incontri che abbiamo fatto col sottosegretario, con l'assessore, dicevo, è un problema economico delle aziende agricole, ma è anche un problema sociale, perché il tessuto della provincia di Chieti è fatto di tante piccole aziende. Io le faccio l'esempio della cooperativa dove sono socio. L'anno scorso abbiamo distribuito circa 5 milioni di euro, forse qualche centinaia di migliaia di euro in più. Il 2024 arriveremo forse a distribuire 1 milione di euro, quindi sul territorio solo della mia cooperativa mancheranno 4 milioni di euro. Sono 4 milioni di euro che non gireranno, non faranno girare l'economia, cioè quindi è un discorso da non sottovalutare, questo stiamo chiedendo. Poi abbiamo annunciato la mobilitazione perché non siamo soddisfatti di quello che è venuto fuori, ma noi siamo sempre pronti al confronto, a cercare le soluzioni insieme. Ok, ma sei ancora presidente di Casal Taurè?